Sono stata convocata l'11 dello scorso mese di giugno per l'esumazione dopo 16 anni dalla prima esumazione dei resti di mia mamma, dove loro l'avevano trovata non ancora mineralizzata. Per cui l'avevano lasciata lì, l'avevano inumata e nulla, avevamo fatto quello che c'era da fare con i vari versamenti, tutto quello che si doveva fare nel contesto. Riposizionato anche la tomba sopra, noi per 16 anni siamo sempre venuti qua tutti i giorni, mio padre comunque anche lui che ci teneva molto, aveva addirittura piantato ogni cosa, rose, di tutto e di più, era diventata cioè, un'abitudine sua visto che è rimasto vedovo giovanissimo, mia madre aveva allora 46 anni, era mancata di malattia. Niente, quando sono venuta qui l'11 ho voluto partecipare. La prima volta dell'esumazione eravamo qui, non abbiamo proprio guardato proprio tutto lo scavo perché mio papà non se la sentiva, per cui siamo rimasti all'esterno. Hanno verificato appunto, che non erano solo resti, ma era ancora non del tutto mineralizzata e quindi l'hanno lasciata lì. Compilato verbali, per noi 16 anni mia madre era ancora lì. L'11, quando sono venuta qui, durante lo scavo, questa ditta che ha scavato, a differenza della precedente, non ricordo chi fosse, non era cosa che mi interessava neanche più di tanto, e loro avevano scavato trincea, invece questa ditta qui ha scavato singolarmente, per cui ho assistito proprio dall'inizio alla fine e non c'era niente, nulla, ma assolutamente nulla. Nessun tipo di resto della bara, del cuscino che ho notato poi che invece si trova, alcuni pezzi si trovano ancora. E quindi niente, poi loro per carità sono stati tutti molto attenti, molto accorti, molto gentili, non posso assolutamente dire nulla al riguardo, anzi. E la settimana successiva sono tornata per vedere se per caso si trovasse qualcosa scavando gli altri davanti o di fianco, ma purtroppo niente, quindi alla fine non resti. E quindi come siete rimasti? Siamo rimasti che adesso io ho fatto un esposto perché qualcuno mi dovrà dare una risposta, io non ce l'ho con nessuno in particolare, però qualcuno mi deve dire che fine ha fatto mia madre, che direi che a morire a 46 anni di tumore è già sufficiente, ci mancava anche questo.